Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Oggi voglio parlarvi di un problema che io ho sempre trovato molto fastidioso e che spesso noi utilizzatori di penne stilografiche dobbiamo far fronte. E sto parlando della cosiddetta falsa partenza. Perché avviene la falsa partenza? La falsa partenza avviene fondamentalmente perché il cappuccio non è totalmente ermetico, lascia passare un po' d'aria che secca l'inchiostro presente sulla punta del pennino e si forma la classica crosticina che non permette di poter utilizzare immediatamente la penna stilografica quando la si prende in mano dopo un po' di tempo, come ben sappiamo. Abbiamo qui una Ginao, e come sappiamo la Ginao è una delle regine della falsa partenza, perché tutti i cappucci delle sue penne non sono molto ermetici e ogni volta che ne prendiamo in mano una questa non parte. Vedete, dopo un po' che non scrive, un po' di tempo, qualche giorno che non la utilizzo, ieri l'ho riposta e dopo neanche 24 ore questa qui non parte. Come possiamo risolvere il problema? Allora, questo è un barattolo che utilizzo abitualmente. Io non utilizzo né bicchieri lussemburghesi né tantomeno lavatrici australiane o neozelandesi, che dir si voglia, ma questo è un barattolo a vite. Tra l'altro è un barattolo dove generalmente vengono contenuti degli alimenti, per cui una volta consumato l'alimento contenuto nel barattolo rimane questo splendido barattolo, quindi è praticamente anche a costo zero. C'è dentro un po' d'acqua imbevuta con un po' di sapone. Basterà semplicemente, vedete, immergere un attimino la punta della nostra penna stilografica, la crosticina si scioglie ed ecco che la nostra penna è ritornata praticamente a scrivere. Prova di scrittura. Questa è una Ginao X450 con inchiostro Ginao Black. Tra l'altro di questi contenitori sono anche di dimensioni maggiori come questo. Questo ad esempio lo uso quando devo mettere in lavaggio una penna stilografica un pochino più corposa, dove magari non posso separare la sezione dall'alimentatore. Pensiamo magari a una penna con il caricamento a siringa. Ecco, per un caricamento a siringa l'ideale appunto è questo barattolo un po' più grande. Bene, cari amici, questo breve video si conclude qua. Come sempre un ringraziamento a Leopoldo, che mi ospita sempre molto gentilmente sul suo canale. E un caro saluto a tutti dal Pellicano.